Cosa vuoi per cena, amore? Allora, aspetta, devo fare pianoforte dopo. Quindi mi servono 6 margherita, 2 calzoni, 3 viennese, 4 capricciose, 5 prosciutto e funghi. Ah, ho bisogno anche di un po' di pizza al metro, perché poi, cioè, capito, mi servono cartoni lunghi, quindi per la pizza al metro farei bufale pachino, salamino, quella con le olive, poi un po' di prosciutto crudo, tonno e cipolla. Ciao a tutti! Ciao! Bentornati a casa Nintendo! E madonna amore, che disastro hai fatto qua, guarda, tutto sporco, pieno di cartoni della pizza. Ma è il prezzo dell'arte. È il prezzo dell'arte? Sì. Non potevi aspettare un paio di giorni prima di fare i disastri con l'Avo? Sono stata ispirata agli ultimi video sull'Avo. È vero, perché la notizia della settimana sono stati quei trailer distribuiti da Nintendo su tutte le ultime novità di l'Avo, Nintendo l'Avo. E devo dire che sono rimasto particolarmente affascinato. Sì, io lo ero già stata la presentazione, ma... Però, l'idea mi è sempre piaciuta, assolutamente. Però avevo ancora i miei dubbi. Cioè, sapevo che sarebbe stata una cosa fantastica, però... Mi dicevo, ma potrà interessare anche me? Potrà incuriosirmi? Nintendo riuscirà a convincermi a comprare questo Labo? Tutte domande a cui io avevo già risposte affermative. Oh, ma aspetta, adesso che lo vedo così, però devo provare una cosa, devo vedere se funziona qualcosa. Perché lo sai che si può far vibrare i Joy-Con con col trova Joy-Con? Ma sono i miei Joy-Con, mi preparo. Cos'è? Tu dici che non va avanti, non vuoi camminare, l'hai fatto bene, hai studiato bene. Ho studiato, ma non ho una laurea in ingegneria, in ingegneria cartonata. Poteva essere meglio. Poteva anche essere peggio, però poteva anche non muoversi affatto. Si è mosso, ha dato segni di vita. Vedi, adesso il mio povero Joy-Con. Mi sa che non lo tiri più i piedi quello. Senti, tu guarda, dimmi se non sembra. No, forse no. Vabbè. A me ricorda quelli di Star Wars. Guarda! Grandissimo. Io l'ho fatto, io lo ricostruisco. Vabbè, comunque. Oh, dai, mi hai fatto rompere tutto. Comunque. Speriamo che l'Abo sia più resistente. L'Abo è fatto da persone che sanno farlo, non da. Allora, muciaccia qui. Parliamo di quei video che abbiamo visto. Sì. Allora, te, innanzitutto, tra i due kit, quale. Variety. Da subito, perché il robotone è più pensato probabilmente per un pubblico maschile, pubblico. Ma sai che di te bimbi. Dovrebbe piacerti distruggere le cose, no? Sfogare la tua cosa rara. Cercando di dire. io subito poi voglio dire, appena ho visto il pianoforte sono impazzita, e la pesca perché ho pensato subito ad Animal Crossing, quindi io la casetta, io mi sento più, che infatti mi sono anche stupita di la verità che il variety costi meno del robot, perché probabilmente poi magari il robot sarà più complesso, però cioè, con tutto la maratona di robot che puoi fare, effettivamente l'impressione era che all'inizio che ci fosse molto meno da fare. Invece anche a livello software sembra che il Variety Kit sia solido, cioè non mi sembra buttato là. No, affatto. Allora, prima innanzitutto voglio dire una cosa che non mi sarei mai aspettato, no, e che si era già intuito che sarebbe stato sfruttato in qualche maniera, è la versatilità di quella telecamerina a infrarossi che hanno messo sui Joy-Con. Perché da quando l'avevano presentata, noi l'avevamo utilizzata solo in due modi, secondo me, su Switch, se non mi ricordo male. In One to Switch, che c'è il giochino in cui mangi il panino e quindi me lo ricordo molto bene, perché avevo vinto. E io ero rimasto con fame dopo. C'è il giochino in cui mangi il panino. E in Resident Evil, nella collection di Revelations, per ricaricare l'arma, che fai così col Joy-Con e leggi la distanza. Sì, quindi sembrava che fosse solo un aggeggio che leggesse tipo dei movimenti, un attimo, tipo una distanza, cioè che mandasse un raggio e tornasse indietro e fosse lì, no? Cioè non riuscisse a riconoscere sagome, forme. Invece ha una versatilità pazzesca, cioè mi viene quasi da pensare che sia il pezzo di tecnologia più avanzato che ci sia su Switch, sui Joy-Con. Sì. Perché tutto quello che tu fai con i Joy-Con funziona attraverso la telecamerina. Ah sì. Perché il pianoforte, no, muove dei pezzi di rinfrangenti, no, di metallo rinfrangente, che fa sì che la telecamerina riesca a riconoscere le note.
insomma, tutto quanto è fatto attraverso quella. Mm. E voi mentre adesso quello che mi ha colpito di più, non so, magari il tema, per me mi ha colpito di più è stato il giochino della moto. Eh beh, sì, sì, quello sembra veramente, e secondo me è inevitabile comunque un po' di paragone con Mario Kart, è inevitabile, se ti viene a pensare, ma un domani avrò un Mario Kart in cui potrò usare l'Abo e fare i miei tracciati? Tipo la Mario Maker, però, Mario Kart Maker? Mario Kart chissà. Maker. Beh, allora, secondo me tenderanno a non mescolare le cose. No, beh, no, perché, anche giusto. Faccio notare anche una cosa, non so se hai notato anche tu, che mentre Nintendo of America ha messo i video di Labo sul canale Nintendo, Nintendo Italia ha creato un canale a parte. Ah, è vero, sì, Nintendo Labo Italia. Non sapevo che Nintendo America non l'avesse fatto, ma ho notato che Nintendo Italia l'ha fatto. Quasi quasi come volessero tenere separate le due cose. Cioè, tu sei un appassionato di videogiochi classico, no? Ti iscrivi al nostro canale, non ti ammorbiamo con i video su Labo. Sì, non casa Nintendo. Non ti ammorbiamo con i video su Labo. Non vogliamo neanche... Cioè, è proprio un discorso a parte, no? Quindi, cioè, secondo me è significativa questa cosa del tenere le cose separate. Sì, sì, sì. Sì, però effettivamente... Però ti viene a dire, magari un domani, se dovesse avere il successo che magari si aspettano, che magari sperano, che quello che è, se dovesse avere effettivamente tutto questo successo, magari poi... Sì, dei Labo, magari... Pensiero che siano magari prototipi di... Dei Labo, questa può essere la cosa interessante... brandizzati, cioè marchiati, cioè il kit, non Mario Kart 9, Mario Kart 9 sarà Mario Kart 9, sì, però sì. Mario Kart Labo, certo, no? Cioè, che sì, è una cosa diversa, sì, sì. No? Può esistere, secondo me, può funzionare. Può funzionare, sì. E sì, l'editor, io credo che sia, ne ho visti di editor, non sono mai stato un appassionato di editor perché non ho mai la pazienza per star lì a lavorare, a sistemare così, però io credo che questo sia l'editor più creativo, immediato e divertente da usare che gli sia mai stato. Cioè, questo è un editor veramente pensato per i bambini, no? Sì, non lo so, non ho ancora sperimentato. No, ti saprò dire, il 27 aprile, cioè, ti saprò dire. Amore, cioè, immagini un editor in cui, fai il tracciato. Sì, davvero. Ecco che arriva l'aereo per io. Cioè, lo metti il Joy-Con sulla forchettina della mamma. La mamma ti fa l'editor mentre andava a mangiare. Andando a mangiare il bambino o no? No, e quindi sono curiosissimo di vedere appunto le cose che faranno. Perché noi adesso pensiamo i bambini, no? Si divertiranno, faranno un sacco di cose. Però c'è anche da considerare tutto un altro lato della faccenda, no? Tu? Sì. No, io stavo pensando... Perché io mi ricordo benissimo quando tu hai detto ma noi compreremo Labo così perché bisogna testare, bisogna sperimentare per poter parlare, dicevo no, io non lo compro per quello, io lo compro perché mi fa voglia, lo voglio comprare. No, assolutamente, dopo l'ultimo video anch'io voglio. E io lo compro pure prima! Ti dirò di più, all'inizio io ero più interessato al kit robot, ma adesso sono più interessato al kit variety. Beh, tanto quello io lo prendo sicuro, tu prendi il robot e siamo a posto. Dopo non mangiamo per un mese, ma non in Robot. Ci sono anche altri giochi da prendere così, non passa. No. Ma questo è solo Labo. Casa Labo diventa questo. Anche noi separiamo, facciamo. Senti, no, quello che volevo dire è la, diciamo, community degli youtubers, dei creatori di contenuti, no? Cioè, quando gli dai tipo il pianoforte in mano a un bambino ci gioca, sì. In mano a un artista, cosa ti fa? No. Lo vedrete, il 27 aprile. No, sto scherzando, anche perché non sono poi così. No, però, quello che voglio dire, cioè, secondo me, vedremo fiorire un sacco di video su YouTube, sì. Di gente che... Figurati giapponesi. Tutto con quel cacchio di pianoforte, sì, perché è personalizzabile al massimo. Cioè, non è solo una tastiera, no? Ma con tutto il sistema di registrazione, di ritmiche, che è uno stato che appunto ti danno la scheda da bucare per fare il ritmo. Sì, che ti ricorda quei carillon con la manovellina. Sì. Oppure il fatto, cosa c'era? Ah sì, che puoi ritagliare un pezzo di carta con le onde sonore per creare il tuo stesso suono, tuo personale. E poi puoi dirigere con la bacchetta. Cioè, secondo me su YouTube ne vedremo tantissime, sia nel pianoforte e sia anche di piste. Ci sarà gente che può fare le piste più assurde, con le sagome più assurde, con la faccia di Trump, non lo so. Ma oddio, una cosa così assurda. Deve essere veramente, hanno creato
uno strumento che ha infinite possibilità. Ah sì, sì, adesso. Adesso è solo da vedere se effettivamente è anche fisicamente valido tanto quanto lo è sulla carta. Sul cartone. No, è vero. Allora, diciamo che rimangono comunque delle perplessità, appunto. Prima di tutto, più che la resistenza del cartone, che secondo me è quella. Sì, che quello, no, beh, quello secondo me è una cosa qui. Cui preoccuparsi quando effettivamente lo sai, cioè ci devono, è pensato per bambini, perché su di me non mi preoccupo più di tanto, cioè voglio dire, non ho, io so, sono adulta, so che è cartone, so che è delicato, ci presto la dovuta attenzione, magari un bambino effettivamente no, quindi quello è tutto da vedere. Bisogna vedere anche appunto se Nintendo metterà a disposizione un servizio per pezzi di ricambio, sì. No? Cioè tipo sul sito, ogni scheda probabilmente è numerata, no? Ci sarà la possibilità di andare sul sito internet e dire ho rotto questo pezzo, compro solo quella scheda, magari a un prezzo un po' più economico, insomma, magari te la spediscono a casa e tu puoi sostituire quel tasto del pianoforte o quella manovella della casa. Ma direi di questo tu dicevi la perplessità. La perplessità è appunto se, ecco, i Joy-Con, la console, riesce veramente a fare in modo efficiente, affidabile, tutto quello che ci mostrano. Sì. Perché la mia perplessità nasce dal fatto che quando si è trattato di usare dei Joy-Con con i giroscopi o anche come puntatore presente nei giochi del Tomorrow Corporation, no? Sì, World of Warcraft, cose del genere, bisognava ricalibrarlo costantemente. È vero, no? È vero. Quindi è questa la mia domanda principale. Cioè, sicuramente potranno fare queste cose qua. Ma lo potranno fare bene ed in modo costante come si presuppone nei video? Sicuramente la telecamera, cioè una volta che lo metti dentro il pianoforte, la telecamera legge. Certo. Quindi io il pianoforte sono tranquillo, non mi preoccupa. Ma cose in cui appunto si richiede tanto movimento dei Joy-Con, tipo la moto, no? O anche il robot, no? Cosa succede se dopo un paio di minuti si scalibra? Questa è la mia perplessità più grande. Sì. Cioè, se dopo un paio di curve che hai fatto con la moto ti metti in posizione dritta e lui legge che continua a mandare perché il giroscopio ha bisogno di essere ricalibrato. E un conto è se ce l'hai in mano e devi solo premere il pulsante più per ricalibrarlo. Invece l'altro è se devi tirarlo via dal manubrio della moto e fare robe. E vediamo, magari compatibilmente con l'uscita di Labo faranno uscire anche magari aggiornamenti o update vari, non lo so. Dico per dire, non lo so, se ignorante. Il Joy-Con Plus. No, vabbè, no, quello però, non credo. No. Però magari, non lo so. E può darsi che guardi una giornata, sono aggiornabili tutti i controlli. E poi, sai, comunque su quelli dei giochi della Tomorrow Corporation, comunque sono giochi terze parti. Qui si parla di roba Nintendo, quindi può darsi anche che loro magari fin dall'inizio, senti, perché immagino che l'album non sia uscito dal cilindro due giorni fa. No, ma siccome ce l'hanno in mente ancora, cioè appena hanno ideato Switch, hanno detto, facciamo anche questa roba qua. Appunto, quindi magari in realtà queste cose sono calibrate per poi poter funzionare, con i prodotti Nintendo funzionano invece. Speriamo, dai. Alla perfezione. Speriamo, perché io ho tanta voglia di... E sai anche... cosa mi ha messo tanta curiosità, che sembra una cazzata, probabilmente è quello che tu guardi Kit Variety e dici questo è quello più stupidino, però la casa sì, infatti anche a me è quello che in realtà interessa meno. Invece mi incuriosisce tanto, uno perché sembra così pacioccotto, no, questa rivaletta, sì, no, è carinissimo, sì. Ma poi perché, allora, ti mostrano, metti il pulsante e accendi la luce, questa roba sembra un po' stupidina, però dopo nella carrellata che mostrano sembra che ci siano un sacco di giochini dietro, quindi se appunto insieme a tutto l'aspetto magari più tamagocesco, perché magari anche lui devi curarti questo personaggio, ci sono tanti minigiochi dietro, cioè anche la casa, cioè, magari la fa parte essere... del prendersi cura, del dedicare attenzione, quindi, giocare con magari lui, sì. Ma e dopo ho visto ci sono anche possibilità di fare record, cose così, quindi mi ispira tantissimo anche la casa, non l'avrei mai detto, pensavo fosse quello più stupidino. No, a me ispira la pesca un sacco, perché appena ho letto la parola macre, non so se è sgombro, cioè ho pensato subito a anche quello, un domani se vado a pescare, anche per me, sapete che andare a pescare in Animal Crossing per me è l'attività più bella del mondo, e pensavo l'idea di come sarà, no, non vedo l'ora. No, è una sfiga, però che puoi usarlo solo dopo le 7 con il toy con della pesca. No. Allora,
Invece muovetevi a far uscire un nuovo Animal Crossing, cacchio! Anche stiamo prendendo la partita che Marta deve fare il suo Animal Crossing di cartone, altrimenti... appunto! Distruggi la casa. Volevo concludere dicendo che mia personalissima impressione, dopo aver visto tutte queste cose qua, e soprattutto dopo aver visto il pianoforte con il sistema di registrazione, mi è venuto in mente un'esperienza... Wii Music! No, Wii Music no! Ma Nintendo aveva già creato un'esperienza simile, no? Secondo me, ed è Mario Paint. Cosa che tu forse magari non conosci bene, no? Però Mario Paint, per chi non lo sapesse, era quel gioco del Super Nintendo da giocare con un mouse. Cioè, la Nintendo aveva anche un mouse e potevi fare un sacco di cose. Cioè, principalmente potevi disegnare, no? Quindi col mouse potevi o creare disegni tuoi da zero oppure andare a colorare i disegni già fatti. È un po' come il Paint di Windows. Sì, è un po' come il Paint. E soprattutto c'era l'editor musicale in cui tu potevi prendere tutti i suoni, che erano tipo i suoni tipici di Nintendo, cose così, e metterli sul pentagramma per creare delle cose. Se tu vai a vedere su YouTube c'è un sacco di gente che fa ancora robe con Paint, cioè è riconoscibilissimo, è proprio uno strumento che secondo me ha segnato un'epoca, è proprio una forse delle cose più geniali che aveva fatto Nintendo all'epoca del Super Nintendo. Mm. C'erano poi anche dei giochini stupidissimi, cioè giochini che ci ho perso la vita, giochino in cui dovevi, ci sono delle moschine e tu dovevi passare il tempo con uno schiacciamosche a buttarle giù. Tipo quello sai anche su WarioWare, cioè... Quello di WarioWare è preso da Mario Paint. Sì. E quindi era un gioco senza un vero scopo, era solo un pacchetto di esperienze creative. E io da bambino ci ho passato davvero la vita su questa cosa qua. Anche solo a fare cose stupide. Si vede. Perché cioè, senza nessuna idea di come funzionasse la musica, stavo là a mettere suoni a caso e vedere cosa saltava fuori. E quando vedo tutte queste esperienze che ti offre l'Avo, cioè, a me viene subito da pensare a questa cosa qua, quindi per i bambini deve essere una cosa stupenda. Cioè, anche se poi il singolo software, il singolo gioco non ti dà una profondità tale da dire ok, cioè, compro un Mario Kart, ho un sacco di piste online, cose così che mi tiene incollato per ore. Magari una persona come me dice ok, faccio un paio di giri, faccio un paio di editor, cose del genere, dopo un po' magari mi stanco. Cioè, il bambino invece si diverte proprio a fare, a creare le cose. Magari poi non corre mai sulle piste che ha creato, però è il divertimento di farle, di crearle, di realizzarle. Mm-hmm. Oltre a tutto il lato, mi costruisco, mi disegno, personalizzo la periferica. Così. Bello. Solo volevo condividere queste cose, volevamo parlare un po' di Labo perché alla fine non l'avevamo mai fatto dopo la diretta, non avevamo mai parlato. Così a freddo. No, è vero, perché era proprio caldissimo, eravamo ustionati da Labo. Era giusto insomma condividere il nostro pensiero proprio adesso che sono usciti questi bei trailer. Yeah! Buon ragazzi, anche per oggi è tutto, speriamo vi abbia fatto piacere, ormai sappiamo già tutto di tutti su Labo, ma se avete voglia di condividere ancora qualcosa, siamo qua, se volete parlare prego, con prego. Labo. Prego, prego. Prego, prego, fate dice tutto. Se volete avere Labo edizione speciale Atrames, no? Donazione su Patreon, ve lo spediamo a casa. Ho le forbici in mano, che secondo me... Guarda che... No, tesoro. Se potessi scegliere fra questa e la padella, forse andresti sulla padella. Se li vendessimo davvero, amore, col tuo autografo... No, milioni, ma dai che dobbiamo andare a vedere il curling. Ciao ragazzi! Ciao! Ti fate i tagli alle Olimpiadi! Ti fate, oh!